Ben ritrovati cari Buongustai, anche oggi a casa tua, sempre nel ristorante La Collina, Monte Sant'Elia di Palmi, provincia di Reggio Calabria. Beh, ci state prendendo gusto, lo so, perché tante sono le segnalazioni e anche le considerazioni, mi piace sulle pagine Facebook, i contatti a redazione chiocciolacasatua.tv. Finalmente ho il piacere di presentarvi uno dei pilastri proprio portanti non solo del ristorante in generale, ma soprattutto dei fuochi. C'è una donna dietro la ristorazione del ristorante Pizzeria La Collina, eccola qui, Mimma Costantino. Ciao, buonasera a tutti. Benvenuta a casa tua. Benvenuta a casa tua! Cioè, tu sei a casa tua, vero? Sì, ecco. Benvenuta a casa tua. E non ti ho fatto fare neanche un chilometro, non è giusto? È da qui che sto una settimana? Vieni poi a trovarmi nello studio? Certo. Va tranquillo. Bene. Sarà difficile perché immagino la calca di gente che accorrerà dopo che avrà visto questi 6 giorni alla collina. Ma questo qui alla mia sinistra, chi è? Che sta da fa? Allora. Te lo sei sposato? Diciamo mio marito, dai. Ah, diciamo, lui è la mente. Lui è la mente. Franco Matina. Ecco, senza capelli. La senza mente. Capelli. Sei un pensatore, sì. Allora si vede. Sì. Perché pensatore, se ti sono caduti tutti. Dire, sì, ecco, sei un pensatore. Hai pensato libero bene. Libero pensatore. Libero pensatore. Hai pensato bene, caro Franco, sì, di dare ascolto a questa donna, sì, sì, che ti ha proposto nell'anno 1987. Di aprire questo ristorante. Ecco, anzi, di fare il ristorante pizzeria, una delle tradizioni. Di continuare quello che faceva il papà. Quello che faceva tuo papà, che era un ristoratore? Sì, c'era la trattoria. La trattoria? Sì. Bellissima, che si chiamava Sant'Elia? Non ricordo bene. Sì, Sant'Elia. Ero piccolina, quindi 9 anni, non lo ricordo. Ecco, c'è la mamma che dice che si chiama Sant'Elia. Si chiamava Sant'Elia, bellissimo. Quali erano le specialità di quel periodo? Le tagliatelle ai funghi. Sì. Mio papà faceva anche la pasta alla carrettera, era un pomodoro fresco che si faceva macerare un po' col basilico, si faceva la parmigiana. Sì, sì, anche la parmigiana a crudo. Wow, bellissimo. Ma a casa mia si mangiava solo se cucinava mio papà. Ah, bene, ok, adesso si mangia solo se cucina la Mimma, insieme al tuo braccio destro, che non è lui, perché lui è il mio sinistro, il destro arriverà dopo la pubblicità, che è lo chef Salvatore Laganà. Laganà, che conoscerete presto, grande, grande personaggio che ci ha supportato in questa settimana alla collina. Allora, visto che abbiamo un sacco di prodotti ancora da rendere a ricetta e da comunque trasferire ai nostri amici con la vostra sapienza culinaria, ricette semplici, però abbiamo prodotti di primissima qualità. Abbiamo scelto i fusilloni di Pisani e Pasta, l'azienda, questo pastificio dei fratelli Pisani che nasce a Corigliano Calabro. Abbiamo poi scelto anche l'acqua, la fonte del Principe, che sgorga dalle serre di Vibo Valentia. Poi abbiamo l'azienda Tornese, che tratta questi prodotti straordinari vegetali pronti all'uso, di cui tu utilizzerai i pomodori e questo trittico di verdura, oltre che le erbe aromatiche, il pesce dei nostri mari. Beh, mari e monti, sei pronta? Sì, ok, pronta. Andiamo. E l'olio bivone, certo, questa sinopolese del territorio. Allora, sì, Franco, sì, che mi dici, sto giro pizza la domenica? Sta andando alla grande. Ecco, in che cosa sì, consiste? Sì. Spiegami bene. Dal martedì al sabato, prima di questo giro pizza famosissimo, oltre che economico e appetibile, proprio perché è gustosa la pizza e perché il prezzo è ottimo. Sì. E cosa succede? Quali sono i piatti, i vostri cavalli di battaglia? Che cucina lei con Salvatore? Ma lei cucina parecchi piatti. Stiamo rivisitando il territorio, no? Tradizionale. Sempre a prezzi contenutissimi. Sempre a prezzi contenuti. Ecco, fammi un esempio, fammi un esempio. Sì. Nel menù ci sono delle carni straordinarie, dei primi piatti fantastici. Sì. I vostri cavalli di battaglia, quali Guarda, sono? Noi abbiamo rivisitato tipo degli antipasti di mare, no? Sì. Un cucchiaio. Lo chiamiamo tipo con un nome perché la gente vuole il nome. Frio caliente. Frio caliente? Senza fare questo tipo di antipasto, il solito antipastino che si faceva freddo con pollo, per esempio. Noi facciamo queste, facciamo perché un trittico. Perché così spagnolo? Questo così, per attirare un po'. Ah, per renderlo internazionale. Internazionale, certo, anche perché questa è meta turistica. Certo. D'estate. L'ho fatto tutti. Facciamo magari dell'antipastino a freddo, poi con il salmone che facciamo noi, zuccherato, marinato. Sì. Delle ma marinato a secco? Sì, solo con lo zucchero. Ah, sì, sì, sì. Messo sì, con lo zucchero, sì, un paio di giorni, lo serviamo. Bene.
E poi serviamo un trittico caldo, che può essere una capisante ripiena con pesce quello spada, che il mare quello che c'è del giorno, ecco. Bene, allora, sedano, carota e cipolla, trittico di verdure, c'è anche la zucchina? Sì, zucchina, okay. Carota e sedano. Ah, ok, manca appunto e la cipolla. E la cipolla, c'è, prima. Ok, dadini di pesce spada, sì. Olio extravergine d'oliva, sinopolese, bene, quindi come andiamo avanti poi? Andiamo dopo avanti gli antipasti, poi gli antipasti consigliamo dei paccheri. Tipo con questa brunzola di verdure che Mimma sta preparando adesso con pesce spada dello stretto. Ah. Essendo vicino a Bagnare in questo periodo. Beh, da adesso in poi si può andare ci sono alla grande. Benissimo. Beh. Stai sfumando con il nostro vino bianco in gravilla dell'azienda Palmento 1804. Abbiamo fatto pure questa bella scoperta, abbiamo unito tutto il territorio partendo da Corigliano Calabro con il pastificio Pisani, passando poi per la parte ionica, crotonese, ciromarina con l'azienda vitivinicola appunto Palmento, di cui abbiamo conosciuto tutte le etichette, abbiamo assaporato profumi, sentori, morbidezze, equilibri fantastici nei calici e poi ancora siamo arrivati verso sì. Reggio Calabria, sulla piana, quindi con Rizziconi, l'azienda tornese, poi ancora siamo passati prima dalle serre, dove sgorga l'acqua, a prendere l'acqua. Ecco, la fonte del Principe. La fonte del Principe. Benissimo. Ecco, un goccetto di brodo vegetale, sì. Che non deve mai mancare in cucina, diciamo. Assolutamente no. Ecco, che sorti dadi di glutammato? Terribile. No, terribile. Però piacciono a mia figlia. Oh, Madonna, eretico. No. Che devi fare? Ma no, che merita il collegio per una cosa del genere. No. Allora, ascoltami, quindi questi fusilloni li serviamo in un bel piatto rettangolare? Sì. Ma qual è il piatto che ti fa impazzire di più? So che ha una forma a culetto, si può dire? A fondo schiena. Però a un culetto che si mangia. Il cappello del prete. Ah, sì? Tu invece? Ci siamo arrivati? No. C'è tuo fratello, mi pare, che fa il pane? Qua vicino, tuo cognato, chi è? Tuo cognato? Sì, il culetto del pane. È il culetto del pane, ecco, diciamolo. Scusatemi, ma così asciutto oppure ci metti dentro? Mi piace anche asciutto, oppure un po' d'olio. Ah, olio e sale. La salsa è pronta. Mi ricorda qualcuno? Bene, tu che sei bravissima anche a realizzare i dolci, perché quanto ti piaceva sin dai primi tempi andare dopo aver cucinato e fare la bella esposizione, sì, con il tuo carrello di dolci. Nel mio ristorante volevo che la gente dall'antipasto anche a dolce, non solo mangiare. Ecco, che cosa realizzavi e che cosa realizzi come dolci? Quello che c'è di ispirazione. Allora faccio la torta allo yogurt, la cheesecake, quella, sì. Però c'è quella che faccio con lo yogurt, non cotta, non al forno, così nel fredda. Frigo. Sì, quindi con i frutti di bosco. Poi mi piace fare profiterol al bergamotto, profiterol al cioccolato, la crostata di ricotta ripiena con scaglietti di cioccolato fondente, con lamelle di mandorla sopra che viene tostata. Beh, si inizia benissimo e si finisce ancora meglio. Devo dire, la cantina, anche la vostra cantina è abbastanza forbita di tanti vini, spicca ormai da adesso in poi questo Palmento. Questo Palmento, sì. Bene, bene. Ci fidiamo di te che sei un ristoratore, certo, insieme, grazie. A Mimma ormai da un sacco di tempo. Ritorniamo alla pizza invece, che è il prodotto che amano tutti nel mondo, più amato insieme alla pasta, e subito dopo, diciamo, arriva, certo, la pasta. Certo. Puoi scolare tranquillamente, sì. Quando vuoi e saltare il tutto, non ci perderemo nulla, Mimma, non ti preoccupare. Un forno a legna rovente. Sì, sì, rovente, sì. E la pizza impasto. Pasto, certo, tutto. Abbiamo ideato questo giro pizza perché la domenica le famiglie fanno la passeggiata, allora con cerchiamo i bambini, cerchiamo di metterli, di spendere poco, dato la crisi che c'è, li mettiamo in difficoltà, perché mentre passeggiano vedendo a 7 euro, e la novità è che i bambini fino a 10 anni pagano 4, quindi una famiglia, bravi, diciamo con 22 euro, bravi, mangiano pizza quanto a volontà. Una famiglia, quanto hai calcolato? 7 euro. 5?
ragazza, 14. Poi due bambini sotto i 10 anni, 8 euro. Tu hai fatto la famiglia media, 4 persone. 4 persone. Va bene. Sì. Senti, glielo posso dare un bacio che avete avuto un'idea straordinaria, non sei gelosa? Sì, sì. No, no. No, bacio. Bravo. Bravo. Grazie che cerchiamo, ci siete. Grazie, di... ristoratore che si mette nei panni di noi comuni mortali che abbiamo bisogno anche di far uscire i nostri compagni, i nostri bambini, di farli mangiare bene e di spendere poco. Poi quando arriveranno di nuovo tanti euro andremo di nuovo sugli antipasti per i piatti. Antipasti prima e tutto. Questo però, come è cambiata insomma la ristorazione nel tempo? Adesso, quello che mi dicevi tu l'altra volta, sì, quando ti sono venuta a trovare la prima volta, adesso mangiano due cose e le finiscono tutte ed è pure una bella soddisfazione. Sì, sì, non c'è più primo, antipasto e secondo, fanno due portate. Due portate con un buon vino, mangiano tutto, non si butta niente. Oh madonna, mi guisceri questi fusilloni di Pisani, un abbraccio unico, anche perché dice proprio così, recita l'involucro di questa bellissima pasta che devo dire potrebbe essere anche un oggetto di arredamento, no? Certo, sì. C'è chi mette il purpurri, a me piace mettere formati di pasta Pisani in casa nelle ciotole, fate un po' voi. È una pasta che abbraccia ogni condimento e ad ogni forchettata lascia in bocca il profumo del grano. Io devo verificare. No vabbè, lo sapete ormai che la conosco, non li posso prendere in giro. Certo, li conoscono certo, come le loro tasche. Mannaggia. Senti, è pronto Salvatore perché dopo la pubblicità dobbiamo vedere lui? Sì, sì. Ecco, che cosa realizzerà? Ha fatto un tortino di pesce spada. Oh, madonna, che meraviglia. Allora, sto pesce spada l'abbiamo messo a lavorare subito. Pesce spada fai tre dello stretto, quindi... Io ho fatto la pasta un po' abbondante. Ti ringrazio, cara. Casomai... No, casomai abbondante va sempre bene per una persona questa, perché tu sai che io mangio soltanto un piatto, ma abbondante. E quindi di conseguenza proprio mi hai realizzato un desiderio che avevo di vedere questi bei fusilloni distesi. Sembra che si stanno prendendo il sole, guarda. Che belle giornate, che bel panorama che avete qui. Senti Franco, oltre... È il tramonto che è stupendo qua. È il tramonto, sì, vero? È bellissimo. Ma io l'hai conquistata col tramonto? Sì. No, io sono romantica, lui no. No. Lo facciamo ritornare subito romantico, non ti preoccupare. Va bene. Durante la pubblicità gli faremo assaggiare uno di questi vini meravigliosi, lo andremo ad inebriare un po' con questi profumi delle erbe fresche dell'azienda Tornese e secondo me scoprirai un Franco nuovo, magari gli torneranno pure i capelli, che ne sai? No, è carino così. Ti piace? Ormai dopo un'età sai. Dice la verità. È meglio con i capelli così. È vero. Cioè con i capelli così. Cioè, senza capelli, diciamo. Va bene. L'importante è che ci siano tutti questi prodotti. Poi ormai ce ne siamo fatti una ragione, caro Franco. Sì, e poi diciamo la verità. Anzi, no, scusa, mi stavamo dicendo una cosa, perché voi mi inebriate con tutti questi profumi. Posso provare un pomodorino? Vedi un po', è casa tua. E stavo dicendo, quindi, fai immaginare... agli amici che ci stanno guardando da casa, i nostri telespettatori, che hanno visto da mangiare, però gli abbiamo descritto questi paesaggi meravigliosi. Siamo a Monte Sant'Elia. Al bivio per Sant'Elia. Al bivio per Sant'Elia. Sulla SS18. Ecco, arrivando proprio, lasciando la macchina fuori da questo locale e affacciandosi da quella parte, che cosa c'è? Vedono la Sicilia, le isole Eolie, il mare. Ecco, vedono il mare. Un bel panorama. Intanto. Vedono le rocce. Certo. Vedono le sirene? Tutto vero. Dopo questo vino sicuramente certo. Anche le sirene ma vediamo. Ma come si va a Sant'Elia? Se tu sei romantica, vedi oltre. Ecco. E tu per esempio oltre. Che cosa? Ecco. Io vedi oltre vedi. Il mare, vedi oltre. Vedi oltre. È vedi vero? Oltre. Ecco, vedete che vedi. Cosa fa la buona cucina? Alimenta, oltre. Fa pensare, fa venire vedi la profondità, vedi l'ispirazione. Sì, sì, ecco, vero. Allora tu non sai che ti sei guadagnata già un posto in classifica per concorrere alla ricetta che vede il concorso il Re Bergamotto a casa tua con i profiterol. Ok? Sì. Voglio foto e ricetta perché concorrerai al Re Bergamotto a casa tua e se mai tu arrivassi al primo posto, una creazione del maestro Rafo Gerardo Sacco ti aspetta proprio con... Wow.
Sì, il tema del bergamotto realizzato apposta per voi, oppure il secondo premio, un bel weekend, ci questo vuole, sì, questo al sì, grande hotel della villa, con, questo lo gradirei con di il più. Centro benessere, con i trattamenti all'olio essenziale al bergamotto, questo con sì. Donatella Di Marco, oppure l'invito ufficiale, godiamoci questa bella serata e cerchiamo di capire che la diffusione dei nostri prodotti nel mondo, quindi affidiamo a mani sapienti, ci saranno le nuove nomine degli ambasciatori nel mondo per il bergamotto, per la diffusione dell'utilizzo del bergamotto come frutto, come olio essenziale, trasformato e quant'altro, quindi per l'anno 2014 questo è il terzo premio, quindi concorrete, gareggiate, noi ci ritroveremo dopo la pubblicità. Franco, io ti saluto, grazie per l'ospitalità. Grazie. Perché... se mi permetti io volevo salutare il presidente. Sì, poi ce l'avrò qui che deve salutare. L'associazione. Salutalo prima, da fargli sta sorpresa. Calabresi per l'opportunità che ci ha dato. È un grande. Lo devo ringraziare anche perché grazie a lui ci ha menzionato come discepolo di Escoffier. Una sera magnifica. Ti hanno visto? E lo so che mi hanno visto, però è un momento giusto per dirlo. Di soddisfazione, dai. Assolutamente, bravi. Lo ringrazio volentieri. Bravi, grazie. Pino, vedi, ti vogliono tutti quanti bene, quindi come si dice, fai bene, scordati, fai male e pensaci. Voi pensate di non andare via, di rimanere sempre qui a casa tua, torna tra poco con la figura maschile di questi fornelli, il nostro Salvatore Laganà, tra poco. Allora, dopo questo breve stacco pubblicitario abbiamo recuperato la colonna portante dell'associazione professionale Cuochi Calabresi, Pino Sgro, che vi vuole salutare. Bentrovati. Buon pomeriggio, buon. Come volete, cinque giorni che siamo qui per voi. Grazie a... Ma tu domani dove devi andare che non ci sei? No, intanto sono cinque giorni per adesso. Domani sarà il sesto. Che ti ho perso? Mi ha perso mia moglie. No, comunque grazie a voi altri che siete qui con noi, grazie alla collina, grazie alle aziende che ci hanno omaggiato dei loro prodotti e che poi continuamente faremo i nomi. Così vi passo subito la parola a che con il collega Salvatore. Finalmente Salvatore, che ha salvato tutti, chef, non chef, aiutanti, è stato impeccabile. Ecco perché non c'è un grammo in più, ce n'è tanto in meno. Tu, colesterolo zero, trigliceridi sotto controllo, bergamotto, non bergamotto, Salvatore, no, Laganà. Mantengo la linea. Mantieni io. Mantieni la linea, quindi... sei troppo forte. Vai come il vento che tira sulla Costa Viola, che ti ha portato fin qui alla collina, sì, ad aiutare, a supportare in cucina la nostra cara Mimma. Stavo facendo quasi rima, devo dire che il vino palmento suggestiona abbastanza. Dai suoi frutti. Allora, tanti ingredienti, che cosa realizzerai mai tu? E facciamo un tortino di pesce spada e accompagnato da una bruna e da una caponatina in agrodolce. Ah, caponatina, che l'azienda tornese che ci fornisce l'azienda tornese. Ecco, e quali sono gli ingredienti che hai reperito dall'azienda tornese? Sedano, carote, prezzemolo, valeriana, peperoni, zucchine, tutta. E chi più ne metto? Ortaggi di stagione oppure destagionalizzati. Benissimo. Pesce spada a carpaccio, sì, giusto? Vai, vediamo. Che proviene dallo stretto. E come no, ce l'abbiamo qua. Forse l'ha pescato, manco se n'è accorto. Perché, sì, perché, ma lui le cose le fa pure a chi perché, così, capito? Va pure a pesca e neanche se ne accorge. Provengo da una famiglia di pescatori. Hai visto? Io non lo sapevo. Eppure c'era qualcosa che mi ricordava gli attrezzi dei pescatori. Ti immaginavo su una barca, sarà che forse mi ricordi? Sì, però, mi ricordi un po' Massimo Troisi, però, ti devo dire la verità. Piace, non piace andare a pesca. Ma te no? Ti piace solo cucinarlo? Sì. Vabbè, c'è chi lo pesca, c'è chi lo cucina, sì, ma tutti e due insieme. C'è chi lo mangia. Chi lo mangia? Indovinate chi lo mangia? Uno a caso? Io, a dire la verità, lo mangio. Ecco. Preferisco, a dire la verità, il pesce azzurro dei nostri mari. Il pesce spada comunque della famiglia
pesci azzurri, compresi il tonno e altre cose. Noi abbiamo il pesce spada nostro, che è qualcosa di unico ed è giusto. Perché è tonico, è ginnico. Diciamo che passa nello magro. Stretto, per rincorrere pure gli amori. Mamma mia. Tra di loro. Ecco, tra i, però effettivamente è un pesce particolare, come tutti gli altri. Unico, quello dello Stretto di Messina è unico. Ed è giusto che i pescatori fanno quelle battaglie, ma non battaglie perché. Come si chiamano? Le spadare, a volte erano ancora. Cioè, le vedete passeggiare sullo Stretto di Messina con tutto quello su quelle torri, sulle barche. È una suggestione unica. Unica e che viene qui da noi effettivamente. Ecco, possono godere pure di questo spettacolo se gli va bene agli ospiti della collina, vero? Beh, dalla collina. Dalla collina veniamo a assaggiare il pesce spada, perché effettivamente parte Salvatore, la signora Mima, è una cultura della preparazione del pesce spada. Un po' tutti i pesci viene qui. Loro fanno degli antipastini straordinari. È qualcosa di unico. Perché lo fanno con amore per quello che fanno da tantissimi anni, ormai parliamo come collina, Franco e Mima da tantissimi anni, però non dobbiamo dire, se poco detto, che qui è una struttura che c'è da quasi 50 anni. Mamma mia, mezzo diciamo secolo. Che Mimma e il marito sono quelle che hanno continuato le tradizioni della famiglia di Mimma. Io non. Perché è giusto. Tu conoscevi quindi anche il papà di Mimma? Il papà, la mamma, sono stati loro gli autori. Loro non hanno fatto altro che continuare la loro. E che cosa ricordi delle loro ricette? Il pesce spada c'era pure, vero? Ma le ricette di una volta erano un po' diverse. Il pesce spada c'è stato sempre, erano ricette un po' diverse. E com'erano, presidente? Tu che sei l'istituzione? Una volta non dico che si andava per mangiare le frittate dell'uovo, ma era una tradizione molto diversa. Adesso abbiamo una cultura un po' non dico più avanzata. In questo periodo che cosa si faceva? Tu mi hai fatto venire in mente le frittate, allora ci sono gli asparagi, selvatici, carciofi, gli asparagi, le patate. È come dire, parlare di patate, come dire la pasta e patate che non la fa più nessuno. Ma non è facile fare la pasta e patate. Tutti facciamo la pasta e patate. No, abbiamo perso delle tradizioni bellissime. Come la fai la pasta e patate a casa tua? Io quando vieni ti invito a casa, ti faccio io la pasta e patate. Mamma mia. Senso, ma non perché è, come tanti legumi, ma perché sono cose che fanno sono anche persi. Molto bene. Io quando unici. Faccio i ceci, dico la pasta e ceci, io metto tantissima verdura. Finocchietto o iosa? No, la scarola, la faccio cuocere dentro là, la metto. Aspetta che ci deve comunicare qualcosa. Passiamo a metterle nel forno. Quanti gradi a casa? A 180 e 10 minuti. Va bene, vai. Vada. Intanto sta facendo ridurre questo sughetto di pomodoro 100% calabrese, realizzato sempre dalle mani sapienti della collina, chiaramente. E poi ha già utilizzato, ma qui vedo della patata pure? No, mozzarella. Ah, mozzarella, scusami. Che viene aggiunta nel ripieno del tortino. Perché filerà pure un certo momentino. Sì. Ok. Intanto comincio a fare la caponatina in agro dolce. Che profumo! Io penso che qualcosa rimarrà per domani sera, perché qua fuori di cucinare non rimane niente, per domani sera dobbiamo pure. Ma veramente? Chi ci crede che abbiamo mangiato poco in questi giorni? No. Io a dire la verità non ho mangiato proprio niente. Sì. Non si vede, ma da te si vede che non sparivi? Hai mangiato niente. E quando sparivi? No, io sparivo per intrattenere gli amici, i collaboratori. Allora, io ho nutrito l'anima. E io qualche altra cosa. La pancia. meno male, ce n'è per tutti i gusti, perché io mi sono nutrita con le loro. Ma si vede, i loro si vede, racconti. Si vede, voi due si vede. Ecco. Sì, si vede, si e vede. Tu qualcuno lo dovrà pure assaggiare queste pietanze. Certo. Mamma mia, che spettacolo! Che profumo! Senti, me lo dici come l'ha realizzata la caponatina, ti prego. Sto friggendo un po' di cipolla. E tutto piccolino. Tagliato a cubettini, tutto, zucchine, carote, tutte queste cose. Ok, nell'olio extravergine d'oliva? Esatto, sì. Fornito da Bivone. Ok, va bene. E poi fatta soffriggere e sfumata con l'aceto. Aceto bianco. Lo zucchero? Zucchero e un pizzico di sale. Va bene, ok. Ed ecco qua. Sì. L'hai fatta anche riposare un po', no? Si fa riposare con la caponatina. Certo, se si riesce a farla riposare ancora in più, magari intanto si può essere un po' più compatta. Abbiamo il nostro tortino. Che fa? I profumi qui sono faccio una letto, danza. Faccio un letto di pomodoro. Sì. Ecco, queste sono appunto sono le coperte che io amo di più. Tu pure, vero?
Ma io faccio il pomodoro a casa, non posso che non... Ha detto che fa il letto, dico io, più che adagiarmi, non saprei. Comunque, ok, e poi? E abbiamo il nostro tortino. Ma che meraviglia! Aggiungiamo un po' di valeriana, così, che diciamo fa oltre che abbiamo, bene perché un sacco di vitamine ci rilassa. Il nostro piatto è finito. Fammi un giro d'olio, fammi brillare. Sì, ecco, un giro d'olio. Un giro d'olio che lo so che tu lo volevi fare, ma non lo trovavi perché qualcuno te l'ha spostato. Un nome a caso. Beh, l'olio che abbiamo adoperato oggi non può essere altro che eccezionale. Ce l'abbiamo là, eccezionale. Dell'azienda. Delle Bivone, giusto? Sì, sì, Bivone, delle nostre zone. Ecco. Senti, ma lo beviamo con questo vino che vogliamo dedicare, Almeria, vogliamo dedicare questo Cirò intanto alle donne. Non so perché, ma mi dice qualcosa di molto femminile questo piatto. Lo vuoi dedicare a tua moglie che è da 12 ore che non ti vede? Sì. Ecco. Lo dedico a mia moglie, a mia moglie e a mia figlia. Come si chiamano? Alle figlie, come si chiamano? Dillo come si chiamano. Carmela e mia figlia. Carmela e mia figlia Angelica. Angelica, ma tua moglie come l'hai presa? Per la gola? No, no. No? No. Per calice? È lei che mi prende a me per la gola. Ma in che senso, tesoro? No, perché quando è a casa, quando qualche volta è a casa prepara pure lui, qualche volta. Perché è a casa cucino io. Quando c'è? Cucini tu. Quando... E quando non ci sei? Cucina lei. Cucina, e cucina bene? Però i miei figli preferiscono me. Papà sa. Va bene, allora ti lasciamo andare a raggiungere il tuo tetto di casa, il tuo covo, diciamo, il tuo rifugio preferito, direttamente dalla collina Prodi a casa tua. Beh, presidente, grazie per avermi coinvolto in questo bellissimo scenario suggestivo, paesaggi, sapori, odori, equilibri, persone meravigliose, Franco, Mimma, la collina e tu, siete indispensabili. Io ormai devo ringraziare doverosamente voi altri per tutto quello che amando la cucina fate per le nostre... È facile, per quando Calabria, le risorse sono queste. Per le province, per il territorio. Dobbiamo ringraziare e più volte l'abbiamo detto, non basterà mai gli amici della collina, Franco, la famiglia e tutti per quello, con l'amore che fanno. E voi siete tutti invitati a venire qui a sincerare, fatevi una bella passeggiata. Noi invitiamo, ma non per la pubblicità, ne parliamo perché effettivamente è uno dei pochi ristoranti dove si può dire si mangia bene, si cucina il prodotto del territorio. C'è l'accoglienza e c'è anche il buon prezzo, il buon bere. Diciamo. E il prezzo è quello. Ultimamente l'hai detto più volte nelle puntate passate, i giorni passati, che c'è il giro pizza settimanale, che è qualcosa di unico. Noi veniamo, ma non per il giro pizza, veniamo perché sappiamo di mangiare una pizza eccezionale. Eccezionale, di stare in compagnia. Speriamo che possano gustare pure la cucina queste persone che vengono con la pizza, perché non sanno cosa si perdono. Assolutamente. Perché effettivamente sono prodotti del territorio, lo fanno con tantissimo piacere e noi siamo felicissimi di essere qui ospiti continuamente da loro, dove quando arriviamo noi stravolgiamo i loro equilibri. Però è uno dei pochi ristoranti che ci hanno aperto la cucina come associazione professionale Cuori Calabresi, e dove quando entriamo penso la cucina è evidentemente non ci sono scheletri nell'armadio, ma solo tante cose belle sempre, e buone da mangiare. Noi abbiamo fatto qui delle tantissime puntate l'anno scorso di oggi con Cucina con lo Chef, con tantissime casalinghe, e l'abbiamo detto in altre puntate, e devo dire la verità, e sono rimaste sbalordite perché loro non erano mai entrati in una cucina così pulita, perfetta, perfetta, organizzata, qualcosa di unico, e spero che prossimamente ne faremo ancora, e è chiaro che sarete sempre ben gradita a venire. Grazie. Qui intanto io per adesso, visto che siamo al quinto giorno, non so se domani posso essere qui. No, non ci sei domani, me l'hai detto già che sono degli impegni. Ringrazio voi tutti, ma è chiaro che non finisce qui. No, non finisce qui, però assolutamente non finisce qui. Perché ce ne dobbiamo andare e farlo ritornare a casa. Gli ho promesso alla moglie che fra 5 minuti l'avrebbe raggiunta. Allora, questo piatto dedicato alle donne di casa dello chef Salvatore Laganà, grazie infinitamente per l'attenzione che ogni giorno prestate a me, ai protagonisti da casa tua, agli ingredienti del territorio, alle aziende,
aziende, quindi Pisani e Pasta di Corigliano Calabro, l'Oleare a Bivone 100% Sinopolese e ancora i vini della Cantina Palmento di Ciro Marina 1804 e ancora l'azienda tornese con questi vegetali straordinari, l'acqua alla Fonte del Principe e chi più ne ha più ne metta e grazie a voi, se non ci foste bisognerebbe inventarvi e tante cose buone da mangiare a tutti. Noi andiamo perché insomma sì. Oggi io devo assaggiare, non posso solo bere, ok? Beh, il fortino va subito assaggiato. A domani, tante cose buone da mangiare a tutti, rimanete con noi.